Nella cornice della loggia dei mercanti di Ancona si è svolto martedì 9 dicembre l'evento conclusivo dell'ottava edizione del premio Valore Lavoro. Molto ampia la partecipazione delle imprese provenienti da tutta la regione in rappresentanza dei diversi settori produttivi. Significativa anche la presenza delle istituzioni e della Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia, Consolato Regionale Marche. Il pomeriggio, condotto da Paolo Notari di Rai 1, si è aperto con l'intervento dell'assessore regionale al lavoro, istruzione e formazione Marco Lucchetti, che ha ricordato come questa manifestazione cresca anno dopo anno e come i progetti presentati si distinguano per innovazione, originalità, capacità di presidiare il mercato e usufruire degli strumenti messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo. Da questo nasce la sua personale convinzione che il sistema imprenditoriale marchigiano abbia le risorse giuste per vincere la crisi. Si è quindi entrati nel vivo della cerimonia con le aziende premiate per la sicurezza sul lavoro. Come ormai tradizione, anche per quest'ottava edizione, a premiare l'impegno, oltre gli obblighi di legge, è stata la Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia, Consolato Regionale delle Marche, che ha assegnato 5 premi, uno per provincia, ad altrettante aziende fra quelle candidate. Incom di Belvedere Ostrense, DMP di San Benedetto del Tronto, Pedini di Lucrezia di Cartoceto, Infissi Design di Treia, Vega Style Lift di Ponzano di Fermo. Il momento successivo è stato dedicato alle menzioni fuori concorso, rivolte a quelle aziende già vincitrici nelle passate edizioni, che hanno comunque proseguito nella realizzazione di buone pratiche a favore delle risorse umane in azienda, alcune delle quali si ripetono anno dopo anno. Acqualagna Tartufi, Antica Bottega Manuense, Azimut Benetti, Bioesis, Cooperativa Sociale PAGEFHA Onlus, Entroterra Società Cooperativa, Esitour di Autolinee Crognaletti, Iguzzini Illuminazione, San Luigi Gonzaga, Simam e Vega. La menzione prevista per l'associazione che ha segnalato il maggior numero di aziende per il terzo anno è andata alla provincia di Pesaro Urbino, che ha dimostrato di credere fortemente nel valore della manifestazione. Infine è arrivato il momento della premiazione delle aziende che si sono distinte come buone pratiche aziendali 2014. Le candidature sono venute da tutti i comparti produttivi: servizi, nautica, ricerca e sviluppo, meccanica, servizi all'infanzia, rifiuti e ambiente, accessori moda, componenti d'arredo, trasformazione agroalimentare. Le aziende vincitrici sono state AD Golden Gate di Fano, Baldi di Iesi, CIA Lab di Ascoli Piceno, CPM Gestione Termiche di Recanati, EME di Pesaro, Inim Electronics di Monteprandone, Lazzerini di Monzano, Plus Service di Senigallia, Puliecol Recuperi di San Severino Marche, Vega Style Lift di Ponzano di Fermo. A conclusione dell'intenso pomeriggio sono state assegnate le menzioni speciali. 3 sono state riservate a quelle buone prassi aziendali adatte per una loro replicabilità in altri contesti aziendali. Ad aggiudicarsi l'ambita segnalazione sono state 4D Engineering di Civitanova Marche, Incom di Belvedere Ostrense e Violoni di Altidona. Infine, la novità 2014 è stata la menzione speciale per quelle aziende che hanno saputo integrare in modo efficace i contributi di più fondi strutturali, politica che non solo è virtuosa, ma che sempre di più dovrà diventare prassi per ottimizzare risorse e interventi. La menzione è andata a Pedini di Lucrezia di Cartoceto, che ha saputo cogliere le opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo e dal FESD, oltre che di fondi impresa. Le foto di gruppo hanno chiuso una giornata davvero memorabile, che ha esemplificato in modo tangibile le parole chiave che la Regione Marche ha scelto per l'edizione 2014 della Giornata delle Marche: crescita, sviluppo, lavoro, come ha pure ricordato il Presidente Spacca in un suo personale messaggio di saluto.